Amici l'utigi nostro, guarda, mi fornare che presto a Cavaraccia è venuta una riunione importantissima a Palazzo di Città, nella Sala degli Specchi, dice finalmente si presenta un bilancio che ho primo passo verso la risoluzione del dissesto, ma non voglio lavare tempo alla parola che mi c'è sentita entro. Francesco Cose, assessore Varzellino del Comune di Taranto. Noi abbiamo incassato un ottimo risultato portando il riequilibrio di bilancio, addirittura tutta la maggioranza e qualche membro della minoranza ha votato il bilancio. Tutti gli altri si sono astenuti, quindi nessuno ha votato al contrario. Questo è un ottimo esempio di come sta dando, di come sta lavorando il Comune di Taranto, l'intero Consiglio Comunale, che su diverse delibere addirittura ha portato le minoranze a votare all'unanimità. È stato parlato in questi giorni di un allargamento della maggioranza. Io direi che con i numeri che abbiamo e con l'unità della maggioranza del Consiglio Comunale non abbiamo bisogno di allargare la maggioranza, piuttosto abbiamo bisogno della collaborazione delle minoranze in maniera costruttiva. Ma la maggioranza non si cambia, rimarrà quella che è uscita dalle urne, perché così stiamo dando atto di essere uniti attorno al nostro sindaco e di attuare il programma per cui ci siamo candidati. Gabriele Pugliese, capogruppo dei Verdi. Fatti e non parole per quanto riguarda l'azione nei confronti della grande industria. Beh sì, poi soprattutto dalla mia voce penso che sia la persona più adatta a dire che noi non abbiamo mai dimenticato quali sono state le nostre promesse in campagna elettorale. Noi non vogliamo assolutamente fare in modo che la politica possa avere delle ripercussioni negative sulla grande industria. Assolutamente è fuori luogo pensare che noi vogliamo far chiudere l'Ilva, perché sarebbe pazzesco. Noi vogliamo solamente toglierci un attimino quello che è l'anello al naso, non rimanere schiavi di quello che è il ricatto occupazionale e soprattutto migliorare quella che è la situazione ambientale a Taranto. Penso che ormai non sia più il parlare della città di Taranto, bensì siamo un caso nazionale ed europeo. Quindi al momento, tolto quello che è il riequilibrio di bilancio, che era la cosa che ci ha tenuto occupati fino adesso, la cosa di prioritaria importanza che dobbiamo affrontare sono le politiche ambientali, nell'interesse di tutti, nell'interesse dei nostri figli, nell'interesse del futuro della città di Taranto. Fuori dai denti. Ne aspettano altra pagina da gossip o Comune di Taranto? Il gossip, così come lo definisci tu, secondo me può solamente togliere del tempo a quella che è l'attività dei politici che sono stati votati dai cittadini e che ci sono a Dana fa qualche cosa. Ciccio Voccoli, carrozzo sì, carrozzo no, ad affanisto gossip, non mi mette d'accordo oppure sei già meno caucia ancora? Ma visto che qui se ho telegiornale da tutta la Tarantina, parliamo pure noi in Tarantina, e diciamo che questa maggioranza deve essere governata dal sindaco Stefano, che a Stefano non si tocca e c'è qualcuno si permette di voler fare o sindaco o posto suo, se ne dace velocemente. A casa la sua natura non se ne fanno, se ne fanno. E mi raccomando, vogliamo forzare. Vivo un equilibrio! E la conferenza stampa ha finito. Un bilancio approvato. Pare che sono tutto contento, le buone proposte sono tutte. E noi aspettiamo. C'è prima fa. Garantì, aspettate pure voi a presa noi. Speriamo che succeda qualche cosa sempre di buono. La mimma fornare che baraccia è tutto. Saganaga.